Ehi, hey, sono Flavio, il Meeple con la camicia, e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti darò il mio parere su Ark Nova. Gioco edito in italiano dalla Cranio Creations, che ringrazio per avermi dato questa copia, di modo che te ne posso parlare, dell'autore Mattias Wigge. Ed è il suo primo lavoro, insomma, si è impegnato particolarmente, c'è da dirlo. Questo è un gioco che in molti hanno definito un parente di Terraforming Mars, ma possiamo anche dire che questo gioco sta a Terraforming Mars tanto quanto a me piacciono i giochi cooperativi. No, non è vero. Qualcuno mi piace dei giochi cooperativi. Comunque sia, ci sono magari delle somiglianze, possiamo metterla così, ma non c'entra proprio assolutamente niente. Ora, prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like, così aiuti il canale a crescere. E inoltre, se vuoi, puoi cliccare in alto o in descrizione per andare a vedere il video del gameplay che ho fatto in una partita in solitario. Adesso, invece, ne parliamo seguendo la mia personale classifica di cose che secondo me un gioco dovrebbe avere, partendo dai buoni componenti. Analizzando i componenti di questo gioco, ok? Non sono male. Alla fine, il cartone ha un buono spessore. Il legno è ok, il tabellone diciamo che è buono, non ha il bordo esterno, no, un po' curvetto, quindi potrebbe rovinarsi sui bordi. Le carte non sono malaccio, sicuramente dovrai mutandarle perché le mischierai, le devi mischiare veramente un casino, perché sennò ti escono solo le carte sponsor. Le plancette sono praticamente dei fogliettini di cartoncino molto sottili. Ne sono tantissime. Se le facevano spesse, la scatola sarebbe dovuta essere alta così. Già è enorme così di suo la scatola, ma credo l'abbiano voluta fare così per permettere a tutti quanti di mutandare le carte e quindi di poterle dividere in più sacchettini e quindi occupare più spazio. Buoni gli inserti, più o meno. Comodi, almeno non devi rimbustare ogni volta tutto quando rimetti a posto e ovviamente sbustare. Detto ciò, il gioco ha un costo un po' troppo elevato. 80 euro per i componenti, la qualità dei componenti che ci sono qui dentro sono un po' troppi. Probabilmente 40, esagerando 50 sarebbe stata la cosa migliore. Ma se dobbiamo parlare della qualità, la qualità è buona. Qualità-prezzo. Non ci siamo. Per quanto riguarda la grafica, voglio citare una persona che ci segue durante le live al Puzzillo, Lorenzo, Borgin Physicist, Alex, quell'Alex lì, e me, nelle live di Just Games Night Live, che mentre parlavamo di questo gioco ha detto che sembrano, le carte specialmente, le figurine degli album degli anni 80. E in effetti è verissimo, ma generalmente la grafica è carina, niente di eccezionale, fa il suo dovere, comunque è pulita, chiara, devo dire che non mi crea problemi anche quando magari sulla tua plancia ci sono tutte le varie tesserine, l'iconografia anche buona, quindi ottimo. Il tema è interessante, anche se all'inizio mi aveva un attimo lasciato interdetto, perché mi sono detto, ok, un altro gioco sugli zoo. E a me gli zoo, come il circo con gli animali, fa solo salire una rogna infinita, proprio mi tira fuori il nazismo. E poi in realtà ho capito che si trattava di uno zoo molto particolare, quelli dove vengono essenzialmente portati gli animali per essere magari riabilitati perché, che so, hanno perso i genitori e quindi sono rimasti orfani, o magari sono stati feriti da dei bracconieri o dei cacciatori e quindi vengono portati in questi centri, in questi zoo dove vengono curati, e poi se possono, se sono capaci, se sono ritenuti capaci di poter tornare in natura, vengono rilasciati in natura, oppure rimangono lì in dei recinti che poi in realtà sono molto grandi, adatti a loro, nel loro habitat, e vivono comunque una vita dignitosa, non potendola vivere comunque in natura. Allora, questo sì, sono pienamente d'accordo, e se potessi andrei a lavorare in uno di questi posti adesso, ma purtroppo non posso. Però chissà. Quindi mi sono detto, ok, il tema è questo, bene, allora molto interessante. Che si senta mentre giochi?
No, per niente. Perché in realtà in questo gioco quello che devi fare è cercare di concatenare icone, azioni e bonus per tirar fuori il meglio da quello che ti dà il gioco. Il gioco ha una meccanica di selezione delle azioni molto interessante, perché tu hai queste 5 carte sotto la tua plancia, ne selezioni una, fai l'azione a quella forza e poi la sposti all'inizio della fila, facendola diventare meno potente, ma potenziando le successive. Molto carina questa cosa. Poi c'è questo piazzamento di tesserine, no, sulle plance, che sono un po' tutte diverse, per cercare di incastrare il tutto, ma la ciccia del gioco sta nel cercare di prendere le carte che ci sono nella vetrina o pescare sperando di trovare le carte giuste per poterle poi giocare e cercare di massimizzare i 3 tracciati che ci sono in questo gioco, ovvero il tracciato della reputazione, che ti dà la possibilità di avere accesso a più carte, oltre che tanti bonus mentre sali, il tracciato dell'attrattiva, ovvero quanto il tuo zoo è bello da vedere, e il tracciato della conservazione, ovvero quanto tu stai lavorando nella conservazione di determinate specie che magari sono anche in via di estinzione. Infatti, il gioco termina quando il tracciato della conservazione e il tracciato dell'attrattiva, era attrattiva, comunque, i 2 tracciati si incontrano. Non appena un giocatore fa incontrare i 2 tracciati, si fa il conteggio finale dei punti. Tutti gli altri hanno un turno e poi si contano i punti finali. Giocare queste carte, tra le carte animale, le carte sponsor, le carte conservazione, è essenzialmente la ciccia del gioco. Niente di innovativo, niente di terribilmente particolare, a parte la selezione delle azioni, che è praticamente l'unica cosa che mi ha attirato di questo gioco, ed è molto carina perché devi fare delle scelte molto interessanti durante il gioco. È un gioco molto dinamico, dove devi cercare ogni turno di tirare fuori il meglio e cercare di riorganizzare la tua strategia continuamente. È un gioco molto tattico. Questo gioco è troppo dispersivo, all'inizio lo è, ma guarda solo la prima partita, perché non hai effettivamente idea di dove devi andare a parare, ma poi capisci che, ok, salire sul tracciato della reputazione mi fa prendere quei bonus, mi dà la possibilità di prendere più carte, o meglio, di avere accesso a più carte, le azioni funzionano così, quali mi conviene migliorare perché poi non le puoi migliorare tutte durante la partita, i 2 tracciati come funzionano, quando mi conviene fare un'azione piuttosto che un'altra. Solo la prima partita di rodaggio, e poi diventa sensibilmente meno dispersivo. Ovvio che c'è veramente una morra di carte e non le vedrai mai tutte, mai le stesse durante le partite, il che comunque è una cosa positiva, ma non crea poi tanta dispersione, perché le carte bene o male poi si assomigliano, hanno piccole sfumature magari l'una dall'altra, però il concetto del gioco poi ti è chiaro. Questo gioco è adatto a tutti i tipi di esperienze? Non proprio, perché chi lo conosce e ha già fatto qualche partita sarà sicuramente avvantaggiato rispetto a chi ovviamente passa per quella dispersione iniziale di cui ti passavo e non è capace di capire la sinergia delle carte e soprattutto non è capace di reinventarsi ogni turno, perché, come ti ho accennato, questo è un gioco molto molto tattico e devi saper cambiare strada e traiettoria ogni azione, praticamente, alle volte può succedere. Regolamento comprensibile, scheda di riferimento veloce, simboli chiari. Il regolamento l'ho trovato buono, avrei preferito magari qualche immagine in più, ti dico la verità. Qualche esempio in più, però non è male comunque, si lascia leggere tranquillamente, le regole poi non sono neanche complesse, ti dico la verità. Per quanto riguarda schede di riferimento, ce ne sono, dove le ho messe, le ho nascoste, eccole qua, ce ne sono 2, la panoramica delle icone, utilissima, utilissima davvero, e poi c'è questo glossario dove tendenzialmente sono spiegate quelle terminologie e magari delle carte in dettaglio che non sono spiegate magari nel regolamento, oppure in questa scheda di riferimento trovi solo accennate. Quindi ottimo lavoro davvero, anche perché i simboli sono veramente una pletora infinita, vero che poi già dalla seconda partita li hai imparati tutti. Il gioco non è indipendente dalla lingua, ma è localizzato in italiano dalla Cranio Creations. C'è solo una cosa che mi disturba profondamente, ed è una traduzione che hanno fatto, che è
Oh, eccola qua, questa è una carta di punteggio finale che tra l'altro si vede anche nel video del gameplay. Qui dice un punto conservazione per aver collegato tutti gli spazi di bordo. Sulla nave? Non ho capito. Del bordo magari, eh? Casualità bilanciata al determinismo. Ora, questo gioco è terribilmente casuale. Il modo in cui escono le carte, la pesca delle carte, è incontrollabile questo gioco, veramente incontrollabile. Massimizzare la reputazione ti dà accesso a più carte sulla vetrina ed è praticamente una cosa che devi assolutamente fare, è fondamentale perché ovviamente riduci di un minimo la casualità, ma la pesca è sempre la pesca. Tant'è che all'inizio della partita ti vengono dati due obiettivi. E tu puoi, diciamo, perseguirli entrambe. A un certo punto, però, o alla fine della partita, uno dei due verrà scartato. Ma sono talmente tanto casuali, perché ti devono uscire quelle carte da poter giocare, che è difficile, è veramente difficile. Poi magari tu vuoi puntare su un determinato tipo di animali e non escono mai per tutta la partita. O alcune partite che sono capitate a me sono uscite solo ed esclusivamente carte sponsor. O comunque ne sono uscite una pletora, ok che sono la metà praticamente di tutte le carte che ci sono in gioco, ma non puoi neanche passare la partita solo a pescare sperando che ti entrino le carte giuste. In una partita a più giocatori, che girano più carte, per assurdo si riduce un po' questa casualità. E quindi questo si trasforma in un gioco molto tattico, come ti dicevo, devi costantemente essere capace di cambiare strategia. Ok, queste carte non mi escono, ok? Voglio giocarmi questa carta che quando la butto giù mi dà tot punti per tot motivi, ok? Però queste carte non escono. E allora basta, sono già due turni che non escono, fuori, facciamo altro. Devi costantemente cambiare strategia se vuoi sperare di vincere. Poi tra l'altro ho notato che tra le carte di punteggio finale ce ne sono alcune che sono terribilmente più facili di altre. Una in particolare è questa qui, che è quella che ti dice di avere un tot di punti di reputazione. Ora tu la reputazione la vuoi tenere alta, possibilmente la vuoi proprio massimizzare, e in tutte le partite che ho fatto fino ad adesso l'ho sempre massimizzata. E 4 punti conservazione a fine partita non sono pochi, contro altri obiettivi di questi che dipendono praticamente dalla pesca delle carte e sono totalmente casuali. Tra l'altro c'è anche la possibilità di pescare una carta, l'elefante, che ti fa pescare un'altra carta punteggio finale che magari ce l'hai pure risolta, oppure no. Deve piacerti questo tipo di giochi. Detto ciò, visti altri giochi dove la casualità è veramente folle, continuo a citare Allertà ultimamente perché è uno dei giochi più casuali che mi è capitato di giocare ultimamente, dove lì veramente la pesca ti può svantaggiare fortissimo o avvantaggiare tantissimo. Qui devi imparare a cambiare il tiro, quindi in un modo o nell'altro riesci a gestirla questa casualità, però se ti va male ti va male. Curva di apprendimento. Le regole non sono tante e non sono neanche difficili. Questo è un gioco di difficoltà medio-facile. Diciamo che è media la difficoltà, però come ingrani diventa sicuramente più facile. Non è quel gioco che possiamo far giocare ovviamente a chi non ha esperienza con i giochi un pochino più complessi, però potrebbe essere il gradino per passare da un gioco facile a un gioco medio, sicuramente. Il primo impatto è un po' complesso, ma dalla seconda partita sicuramente molto meglio. Apprenderlo comunque non è difficile perché le regole sono intanto descritte bene nel regolamento e poi comunque semplici, molto lineari. Per quanto riguarda la durata delle partite, questo è un problema. Però come dicevo anche in un post su Facebook, è un problema quando il gioco non ti piace. Io ho Lettere da Whitechapel, dove la media delle partite sono 5 ore, ok? E non mi pesano, ma neanche un minuto. In un gioco invece che non ti piace, stare al tavolo anche un'ora e mezza, probabilmente pure troppo. Quindi è molto dipendente da quanto questo gioco ti può piacere, ok? Io in 2 giocatori l'ho apprezzato, già in 3 o in 4
inizia a essere abbastanza stressante. Anche perché non puoi pianificare niente in questo gioco e quando ti torna il turno devi comunque pensare a quello che puoi fare in quel momento con quello che ci è rimasto e probabilmente questo allunga molto 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 il gioco. Interazione. Questo è un gioco a interazione praticamente quasi zero, il classico solitario in multiplayer. Mi rubi una tessera università? Mi rubi una tessera FON, come le chiamo io, quelle delle associazioni sulla no, non sono le associazioni, sono rapporti con gli altri zoo partner. Non mi crei tutto questo danno, le prenderò successivamente. Mi rubi una carta? Quello potrebbe darmi fastidio, perché visto che alle volte le carte proprio non ti escono, magari è uscita proprio quella che ti serve e te la prende quell'altro giocatore, ti manda un po' in vacca la strategia. Però non è un'interazione diretta, non sono cose fatte apposta per dare fastidio ai giocatori. È un'interazione molto casuale e totalmente indiretta. E veramente veramente bassa. Potenzialmente vi salutate all'inizio della partita, vi rivedete alla fine. Ehi, come va? È tanto che non ci vediamo. Per quanto riguarda la scalabilità è abbastanza pessima, perché il gioco non scala tendenzialmente, aumenta solo la durata della partita all'aumentare dei giocatori. Oddio, non è che non funziona in 3 o 4 giocatori, ma io personalmente lo giocherei solo unicamente in 2 giocatori o in solitario, perché anche il solitario non è male. Diverso da una partita normale, perché non termina quando si uniscono i due segnalini, ma termina dopo 6 round e le azioni ogni round diventano sempre di meno, quindi devi fare una certa corsa per fare più punti possibili, quindi diventa quasi un puzzle game. Però molto 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 casuale. Variabilità al setup. C'è una valanga di carte, ma molte si assomigliano. Ci sono tante plance giocatore, ma non cambiano poi tanto il gioco. Ha bisogno di espansioni. Se è un gioco che ti piace e che giocherai parecchio, inizierai a sentire il bisogno di espansioni presto. Ma so, o almeno mi pare di aver sentito, che stanno già programmando delle espansioni. Ma in effetti ha avuto un enorme successo questo gioco, e quindi perché non continuare a mungere la vacca? O a mungere l'elefante? Ora, in definitiva, che cosa penso di questo gioco? Io sono molto sorpreso dal fatto che questo gioco ha suscitato tutto questo successo. La gente si è davvero sbrodolata per questo titolo, gridando al miracolo e al capolavoro. Per me è un gioco buono, come ce ne sono tanti. È un gioco che comunque mi diverte. Mi è piaciuta la selezione delle azioni, il cercare di incastrare le cose sulla plancia. Una volta che ho passato la crisi della casualità, riesco a vederlo sicuramente con occhi diversi. È un gioco che non è esente da problemi. Un po' l'ergonomia, un po' la qualità dei componenti, la scalabilità, la durata della partita, il prezzo. Però è un buon gioco. Magari quando andrà in sconto potrebbe essere un'ottima scelta. E questo è tutto, io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata. Se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti, risponderò appena possibile. Se ti piacciono i video che faccio, considera l'idea di iscriverti al canale, cliccare sulla campanellina, lasciare un bel commento e un like, così da aiutare il canale a crescere. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.